Allora la storia si ripete, Anna Maria è scappata, la vigilanza l'ha intercettata in corridoio, stanno cercando di portarla, voilà, eccola qua. E insomma, in questi giorni abbiamo chiaramente mangiato, ci siamo concessi qualcosa di più e oggi smaltiamo tutto quello che abbiamo mangiato, senza temporeggiare. Aspetta, vieni, sarà nascosta. Allora, vieni, eccola, ti hanno riacciuffato. Ti hanno riacciuffato. Vieni, bentornata. Grazie. Lo chiamiamo? No. Sì, Brice Martinez. Pam, para, pam, pam, para. Bentornata! Come stai? Eh sì, riprendiamo le nostre posizioni. Siamo tornati. Ricordi come stavamo l'anno scorso? Sembra passata una vita fa. Ecco. Ma io non sapevo che venissi oggi. Perché? Avevo preparato una scheda super facile per noi, ma visto che ci sei, rivoluzioniamo tutto, facciamo qualcosa di più complicato. Guarda, Brice, ringrazio che domani è la liberazione, quindi non posso... Allora, mi stai liberando? Ti sto liberando. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi, come al solito, Total Body, tre esercizi diversi e... E tanta felicità! Hai mangiato questo weekend? Ovviamente, bravo. E poi vieni qui lunedì e insieme... A smaltire. Smaltiamo. Se in regia ci danno il via subito, no, dopo facciamo le chiacchiere. Dopo facciamo le chiacchiere, ok? E dopo mi dici tutto quello che hai mangiato. No, non te posso dire perché si vede, guarda. Ah, lo possiamo indovinare? Sì. Dolce? Dolce. È già tanta roba. Riscaldamento? Oh, perché mi metti la mela sulla pancia? Mi fa... Sempre il nostro riscaldamento. Mi piace questa musica. Stiamo bene come posizione, regia, sì, più sì, avanti. Sì, benissimo, io mi metto qua. Allora, io parto perché sono in forma. Tac, tac. Io ho mangiato bene. Bravo. Ah, tallone indietro subito. Faremo un riscaldamento. Facci già fretta. Sì, beh, ho mangiato zucchero questo weekend. Allora, sì, Kick in avanti. Allora, kick. Stavo dicendo, prima di essere interrotto da te, che faremo un riscaldamento leggermente più ampio rispetto al solito, perché il primo esercizio che faremo sono i quadricipiti. Sì. Perfetto. E ti ricordo una cosa, l'altra volta ci avevi promesso che ci avresti fatto vedere quel famoso stretching che possiamo fare anche Benissimo. Al mattino. Ottimo, riprendiamo, tienilo indietro. Così almeno ci riposiamo con lo stretching. Uno stretching che hai detto che si può fare anche al mattino appena svegli, giusto? No, io non ho detto niente. Preferisco che quello stretching che andiamo a fare insieme lo facciamo la sera. Di andare a dormire. Okay. E riprendiamo. Kick. Voilà, con musica meglio. Tac. Prima il ginocchio, allunga. Oh. Mamma mia, l'attività di Chris. Che piacere ritrovarti. Sempre la piccola lamentela dell'angolo, sai? E riprendiamo. Tallone, più tonico, con le braccia. Fantini. Lunedì. Lunedì c'è Brice. Alziamo le ginocchia e incrocio gomito. Che ti guardi, Brice, lo sto facendo. Sì, infatti ti sto controllando. Ale, partiamo con uno squat. Spingiamo, alziamo un ginocchio e ripartiamo. Alziamo lo stesso ginocchio 4 volte. Ancora. Voilà. Tac, l'ultima volta. Cambio ginocchio. Allora, ancora 2,5. Ho paura di te. L'ultima. Benissimo. Mamma mia, come mi sento riscaldata. Sì, aspetta questo esercizio e me lo dici dopo. Allora, molto importante per le articolazioni e soprattutto conosciamo tutti una persona che soffre di ginocchio, ligamenti. Io? Tu? Sì, pure quello. C'ho tutte. Beh, possiamo buttare. Ma possiamo abbassare? Venite con me, vai. Ci mettiamo a terra. Sì, anche in questa posizione. Quindi dicevo, problemi di legamenti, dobbiamo rinforzare il nostro quadricipite. Il nostro quadricipite è quello superiore, ok? Che sentiamo in questa posizione. Andiamo a rinforzarlo, così viene a aiutare nel quotidiano il ginocchio, ok? A rinforzare e solleva.
ok? Questo esercizio sì. da sollievo al ginocchio. Mm-hmm. Ah, davvero? Vi faccio vedere la posizione. Appoggiamo i piedi indietro, portiamo il corpo dritto. Questo è un ottimo esercizio che in palestra si chiama leg extension, quindi allungamento della gamba, ma visto che stiamo lavorando a corpo libero, non abbiamo questa macchina, quindi posizione stretta, stringiamo i glutei, stringiamo la zona addominale e portiamo il corpo indietro. Le primi, mi raccomando, piano piano, non abbiamo fretta, e ricominciamo. Questo è l'esercizio Torre di Pisa. Torre di Pisa, ecco, perfetto, sei toscano? No. Ok. Ma per quindi amici, amici toscani. Allora, mi raccomando, appoggiamo bene il piede indietro. Ci vogliamo mettere comunque di lato, così a casa... Leggermente di tre quarto, dici? Sì, un po' obliqui. In prosemica, oh, vai. Guarda, un giorno passerà. C'era una legge sì, per pronunciare... Sulla dizione, sulla O. Voilà. Ma che cosa? Obliqui. Obliqui. Ah, gli obliqui. Ma tu un, io sono tu vieni una volta al mese e... Non essere cattivo. Vieni qua. Così, no, sono poi entro nell'inquadratura. Beh, no, ma così ti ho portato di mano. Stringiamo glutei e addome e portiamo leggermente il corpo indietro. Michael Jackson. E torniamo, ok? Allora, ripetiamo. Inspira. Ah, mi raccomando, a casa non sforzate, ok? Sentite il vostro quadricipite. Tu lo stai sentendo? Lo sto facendo. Sì, ti credo. No, si possono vediamo. Mettere le ginocchiere se non abbiamo, come dire, un... Ma a casa possiamo farlo con... Un tappetino. Un tappetino, sì. Un asciugamano. Allora, scendi. Ancora due ripetizioni, adesso il quadricipite è riscaldato. Quindi possiamo sforzare leggermente di più. Lo facciamo un'ultima volta. Senza spezzarci. E relax. Possiamo sedersi, così rilassiamo anche le ginocchia. Dovresti avere più fiducia nel tuo corpo. Sì. Capito, Simone. Appoggiamo e portiamo la schiena diritta, perché la schiena è stata coinvolta in questo movimento. Abbiamo sollecitato anche addome e i lombari per mantenere la nostra posizione. Abbiamo iniziato subito. Bene. Piace a me. Recuperiamo un attimo e ripartiamo. Quindi mi raccomando, su questa posizione un corpo diritto. Possiamo portare le spalle indietro, ma senza esagerare. E soprattutto sentire il nostro movimento. Quindi sentire che il quadricipite forza, però non troppo, perché noi giochiamo sulle ripetizioni. Stiamo cercando di fare circa 10 ripetizioni. Ripartiamo, appoggiamo il piede, il collo del piede a terra. Rilassa tutto, perfetto. Vado. Beh, sì, ti aspettiamo un po'. Eccomi. Hai visto stamattina come sono... Allora, corpo dritto. Stringiamo, mi piace questo, stringiamo sì. tutto e partiamo. Allora. Stringi sto limone. Ah, io li sento. Io devo dire, ho più fastidio alle ginocchia, che sono su una superficie un po' dura, però vabbè. Purtroppo noi ci dobbiamo un po' sacrificare perché non abbiamo tutto questo materiale. Ottimo, pure io lo sto sentendo. Allora, ancora due. Inspira e relax. Allora, l'ultima. No, ti prego, no. No, facciamolo. Inspira e torniamo. Allora, di nuovo ci sediamo. Oggi facciamo isometria, che significa? Significa che prendiamo una posizione e la manteniamo, Po' come abbiamo fatto. Adesso lavoriamo e andiamo a stimolare la zona addominale e facciamo una posizione a sola, manteniamo, stringiamo. E andiamo avanti. E andiamo avanti perché purtroppo è il tempo. No, nel senso andiamo avanti con il muscolo. Allora, oggi vi ho preparato un esercizio ottimo sì. che rinforza sia... la zona addominale che la zona lombare. Però vediamo le cose da non fare, soprattutto su questo esercizio. Quindi la posizione sarà: alziamo le braccia indietro, alziamo leggermente le spalle, non troppo, e alziamo le gambe. Molto importante, i lombari devono essere schiacciati a terra. Quindi alziamo abbastanza le spalle per avere la schiena, soprattutto i lombari, schiacciati a terra.
Per quanto riguarda l'altezza delle gambe, è a sensazione. Se sentite che la mano passa, quindi si è arcato i lombari, allora in questo caso possiamo alzare leggermente sia le gambe che le spalle, ok? Questo l'abbiamo già fatto, simile. Simile, però questa volta portiamo le braccia indietro e non molliamo. Perfetto, lo sento già. Teniamo la posizione. Vi sto aspettando. Ci stai aspettando. Ah, ci stai aspettando. Ma sì, io sto bene così. Io faccio colazione così, eh. Dai. Metti il vassoio. Noi no, facciamo colazione seduti al tavolo. Allora, alziamo le gambe. Schiacciamo, importante, il lombare sul pavimento. Lo sguardo rilassato verso il soffitto e manteniamo la posizione. Qui. Allora, cerca di abbassare, voilà. Abbasso, sì. Devi trovare il tuo giusto per avere equilibrio, sì, un po' la zona addominale coinvolta. Sì. Abbastanza per coinvolgere la zona addominale e soprattutto rinforzare la zona lombare. Mi raccomando, i lombari sono attaccati al pavimento. Hai visto che questo è abbastanza intenso, non lo faremo solo una volta, va bene? Meno male. Meno male. Allora, ci siamo quasi in 5, 4, 3, 2 e relax totale. Di nuovo appoggiamo i piedi a terra e portiamo la schiena diritta per dare un po' di sollievo ai nostri lombari. Certo. Tutto bene? Tutto bene. Ok, ho dietro di me delle bottiglie. Per il nostro ultimo esercizio, delle bottiglie che abbiamo tutti a casa, preferisci un litro e mezzo o due? Due litri? No, mezzo litro. guarda, le sue bottiglie, mano a mano che andiamo avanti, cioè il livello dell'acqua scende. Stai evaporando. Non me la bevo. Adesso possiamo anche tornare in piedi per il nostro ultimo movimento, dopodiché vedremo il famoso stretching prima di andare a dormire. Ok, mi devo alzare. Ecco qua. Ecco me. Anna Maria, dovresti essere Fiona May ormai dopo mesi e mesi di allenamenti. Mi aspettavo Anna Maria più tonica, dinamica stamattina. Ma è lunedì di ponte. Ma è lunedì, fantastico. È l'inizio della settimana. Sì. No, giusto? Certo. Come no. Per l'ultimo esercizio vi ho riservato un total body. Sì. Quindi andremo a sollecitare soprattutto tricipiti di spalle. Però, visto che un esercizio che avevamo già fatto, una piccola variante, andiamo ad alzare anche un ginocchio. Quindi questa è la nostra posizione, manteniamo questa posizione un quarto d'ora, 20 minuti e dopo cambio, va bene? A posto. Hai presente il Mago di Oz? No? È una storia, un amico tuo? Un amico tuo? Che c'è lo spaventapasseri, sembra quello. Perfetto, allora facciamo lo spaventapasseri. Si dice così? Chiamiamolo spaventapasseri. Ah, passeri, è una parola singola che finisce con la I? Strano per... Sì, perché spaventa è quel fantoccio che spaventa, metti nei campi quello che spaventa, affinché gli uccelli non si avvicinino. Io sono in posizione già. Ma tu sei bravo. Siete diventati i maestri del risparmio del tempo. Perché ci arriviamo ai tempi, Simone, no? Sì, qui si parla di energie rinnovabili, noi rinnoviamo. Anzi. Mamma Fantini, guardava. Allora, alziamo un po' le bottiglie, altezza spalla, alziamo il nostro ginocchio. Prima ho detto 15-20 minuti e nessuno ha reagito, nessuno ha detto niente. Perché sapevamo che non era vero. Ah, ok. Allora, manteniamo. Qui c'è il lavoro anche di equilibrio, ovviamente. Manteniamo questa posizione, sempre i nostri... Stiano pure inquadrato. diciamo, i stabilizzatori sono coinvolti. Diamo un consiglio, nel senso, per mantenere l'equilibrio, se non sbaglio, è utile fissare un punto. Bravo, sì, allora, bravo, un punto Simone. Di solito verso il basso. Sì. Ok, un punto verso il basso. E manteniamo questo sguardo solo su questo punto. Dal momento che ti muovi, effettivamente... 3, 2, 1 e relax. Guarda, ti ho visto, sono scioccato. Scioccato del tuo livello. First reaction, shock. Visto che abbiamo due ginocchia, l'abbiamo pure con l'altra gamba. Ok, ripartiamo subito, così abbiamo anche un po' di tempo per il nostro famoso stretching. Lo stiamo facendo diventando. Ti ricordi la
la promozione di Jurassic Park, sì, tanto tempo fa. Avevano fatto talmente pubblicità, no? L'inquadrato, cioè, l'hanno messo. Fa sport alla carta. Il menù. Talmente pubblicità che alla fine sono stati diventati delusi del risultato. Ah, e allora? L'aspettativa, hanno fatto alzare l'aspettativa. Ale, alziamo questo ginocchio. Ale, ci siamo quasi. In 5, 4, 3, 2 e relax totale. Simone, lo potevamo stinti. Ah, possiamo appoggiare le bottiglie. Stamattina è freestyle, freestyle stamattina. Voilà. Allora, prima di passare al famoso stretching, okay, riprendiamo un po' quello che abbiamo fatto stamattina e il perché. Abbiamo sollecitato nel primo esercizio i nostri quadricipiti, fondamentali per il nostro ginocchio. Se abbiamo qualche dolore di ginocchio, dobbiamo assolutamente rinforzare la coscia. Subito, allora, abbiamo appoggiato, Simone, infatti avrei dovuto venire con gli asciugamani. Portate, mettete un cuscino, un asciugamano sotto il ginocchio, così la posizione è più sostenibile. Portiamo il corpo dritto, stringiamo glutei e addome e portiamo piano piano il nostro corpo indietro. Abbiamo visto, il nostro corpo è diritto, diritto inizia, diritto finisco, diritto arrivo, ok? Il nostro secondo esercizio, ho scelto un esercizio per rinforzare sia la zona addominale che la zona lombare. Come lo dico spesso e non finirò mai di dirlo, molto importante su questo esercizio i lombari schiacciati al pavimento. Per questo, se sentiamo in questa posizione, per esempio, la mia schiena è leggermente arcata, quindi alzo le spalle, in questa posizione sono in sicurezza, perfetta sicurezza per lavorare la zona addominale e rinforzare la zona lombare. L'ultimo esercizio che abbiamo fatto, abbiamo preso due bottiglie, abbiamo fatto un'alzata laterale, non abbiamo superato le spalle e abbiamo alzato e coinvolto al massimo la nostra gamba, quindi ginocchio alto. In quel momento tutto l'esercizio diventa total body. Wow! Fallo in francese per ridere. Che do fa? In francese, la stessa cosa lo dici in francese. Non lo so dire. Ma diciamo che poi la difficoltà di Brice è quella di spiegare, fare esercizi e parlare contemporaneamente. Questa piano piano arriva. Quindi, sempre l'abitudine, però è vero che c'è un dispendio energetico molto più ampio, soprattutto a livello energetico, ma noi lo apprezziamo. Noi ti apprezziamo così. Vi ringrazio, vi ringrazio. Allora, stretching prima di andare a dormire. Prima faccio una premessa, quindi facendo tante attività sportive, aiutando magari amici a fare sempre trasloco, che sono l'amico del trasloco. Vediamo che lo sappiamo. Adesso te lo dico, l'amico del trasloco sono io. Quindi avevo iniziato a sentire un dolore, un fastidio alla schiena, perché sai, il famoso piega per portare, chi lo fa? Facciamo sempre un movimento sbagliato, un po' più pigro, un po' sbagliato. Fare proprio un bello squat per tirare su un... È meglio perché usi la potenza invece della potenza del dorsale, dei lombari, usi la potenza delle gambe. Per tirare. Prima di andare a dormire ho fatto tre movimenti per dare sollievo veramente a questa schiena, ma totale, non soltanto i lombari, anche tutta la parte delle spalle. Quindi ho chiuso le gambe e ho fatto, lo possiamo fare tutti insieme, un piegamento in avanti. Però di solito quello che vedo troppo spesso è un movimento su e giù. No, per sciogliere bene la schiena, gambe tese e piano piano la schiena si scioglie e dà sollievo. Perfetto, da sola e dà sollievo ai lombari. Non trattenere il fiato. Non è necessario arrivare a terra, no? No, ci arriverai. Però piano piano che lo fai, la tua schiena si scioglie. L'importante, sì, ognuno di noi dovrebbe toccare con le dita almeno, ok? Hai visto? Qua sono brava, lo faccio. Senza troppo sforzare. E piano piano torniamo indietro. Uno stretching efficace è circa di 20 secondi, ok? Sì. Se ti piace lo stretching, però prosegui anche fino a 30 secondi. Cioè, devi tenere la posizione. Più che tenere è veramente lasciarti andare, ok? Perché tenere ha questa connotazione magari di sforzo. Invece no, è lasciare andare. Devi andare, ok, perfetto.
dare sollievo anche su tutta la parte pettorale, ma anche scapole indietro. Quindi apriamo, facciamo un bel respiro. Però non basta aprire le braccia, adesso andiamo ad aprire le braccia lateralmente. Voilà! Quindi in questa posizione stiamo dando sollievo a tutta la parte pettorale, ma soprattutto scapole e braccia. Braccia, però soprattutto dorsale medio, ok? Medio, medio alto. Sempre una posizione che teniamo almeno 20 secondi per veramente sciogliere bene tutto. Non esitare ad accentuare questo movimento, che quasi quasi alla fine diventa un po' fastidioso. Dopodiché diamo un riposo alla posizione. Di nuovo, per il nostro ultimo esercizio di stretching prima di andare a dormire, chiudiamo le gambe come prima, alziamo le braccia e questa volta alziamo anche i talloni. Tiriamo tutto. Allora, allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo. E più lo faremo la sera e più arriva una specie di rilassamento veramente totale, e dove lo sbadiglio arriva. Quando lo sbadiglio arriva, avete vinto. Vai, siamo pronti per andare a letto. Di già. Hai detto tu. Brice, grazie mille per essere stato con noi. Sempre un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana, ovviamente. Sì, ci vediamo la prossima settimana. Ah, sì, la prossima ci vediamo settimana. La prossima. Brice, ci vediamo l'anno prossimo, voleva dire. Non lo sapeva che ogni settimana vengo, non lo sapevo ancora. Guarda, te lo dobbiamo. Pronta per andare a dormire. Te lo dobbiamo dire, adesso è ufficiale. Ogni lunedì ci vediamo. No. Ogni lunedì. Vabbè. Buona settimana, buon lavoro per tutto. Sì, grazie. Goriti il 25, buon 25 aprile. E domani, mi raccomando. Da liberazione, non ti sei ancora liberato di me. Ma noi invece ci vediamo domani, come sempre. Domani. 9.30, canale 264 del Digitale Terrestre con Mattina con Mattina noi. Mattina con noi, a domani. Mattina con noi. Ciao. Con lui, ci portiamo a Brice domani. Para, pam, ciao, ciao, para, pam, pa. Ciao, 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 ciao.